Era davvero particolare, allestita all'interno del rifugio antiaereo dell'Eur, da poco riaperto al pubblico. Si tratta di una collettiva di pittori accomunati dall'uso dell'aerografo. Ce ne parla Maria Grazia Amelia. Il tema della mostra, l'ispirazione, il presupposto che l'uomo, come il dio Vulcano, viva ogni suo atto creativo in solitudine e in un luogo desolato, proprio come può essere quello di un rifugio antiaereo. Homo Faber, la fucina del dio Vulcano, è una mostra di pittura collettiva, in esposizione 30 opere di un significativo gruppo di artisti contemporanei, uniti dall'uso dell'aerografo nella tecnica e nella ricerca pittorica. L'indagine condotta dagli autori parte dallo spazio dove l'ispirazione trova origine e dal rapporto che esso ha con l'artista. La suggestione dello spazio interiore si adatta perfettamente alle stanze del rifugio antiaereo dell'Eur, dove la mostra è allestita sino al 26 giugno. Un vero e proprio rifugio bellico che ha conservato il suo impianto originale nei sotterranei del Palazzo degli Uffici, realizzato nel 1939, il primo degli edifici dell'esposizione mai tenutasi a causa della Seconda Guerra Mondiale. La mostra, patrocinata dal 12° municipio del Comune di Roma, è stata curata dallo storico dell'arte Cecilia Paolini. TG Lazio termina qui, il prossimo appuntamento è come sempre alla mezzasera attorno alle 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. TG Regione, con la partecipazione di Rovagnati Affettati Takeaway, presenta il meteo regionale. Sul Lazio bel tempo. Vediamo ora in dettaglio.